Un saluto a tutti. Negli anni ho sentito mille modi diversi per pronunciare il nome Rothschild. Ci ho messo un po' anche per imparare come si scrive. Pare che esistano tre modi diversi e a quanto pare tutti e tre corretti, secondo dei contesti su come si pronuncia. Allora, i Rothschild sono una famiglia aristocratica di origine ebraico-ashkenazita, cioè tedeschi di origine ebraica. In tedesco il nome vuol dire scudo rosso. Quindi la pronuncia originale, secondo l'alfabeto tedesco, dovrebbe essere questa: Rothschild. Poiché il gruppo SCH in tedesco si pronuncia come sh, in, come esempio nel verbo sciare in italiano, sciare, fruscio. La lettera I si pronuncia normalmente. Poi vi lascio il link in descrizione riguardo l'alfabeto tedesco. Comunque, in tedesco poi le parole composte sono tantissime, vanno diciamo separate quando si pronunciano per distinguere, facendo una piccola pausa in mezzo alle due parole composte. Cioè, avete presente che in inglese c'è l'aggettivo prima del nome? Diciamo, in tedesco c'è una cosa del genere, solo che l'aggettivo si attacca prima del nome, formando un'unica parola. Però bisogna separare quando si pronuncia. Quindi Rothschild si pronuncia appunto Rothschild, cioè una piccola pausa in mezzo a Roth e Shield. Quindi non Rothschild, tutto sì, quindi è anche più facile pronunciarlo. Rothschild. E esiste anche però il ramo francese della famiglia Rothschild. Di solito usano distinguersi con il de davanti al nome. Cioè, se, quindi se vedete scritto il de davanti al nome Rothschild, dovrebbe essere francese. Cioè, il de dovrebbe simbolizzare già il fatto che sono aristocratici. In tedesco può anche capitare che molti si facciano chiamare von Rothschild. Non che sappia far capire che sono dei nobili, insomma. Quindi invece in francese c'è il de, quindi de Rothschild. Quanto pare dovrebbe pronunciarsi. Cioè, questo è la base di ricerche fatte. Non, cioè io ho studiato un pochino di tedesco all'università. Questo so con quasi. Non dico cioè, con certezza, ma con una certa. Ho chiesto, insomma, a chi ne sa più di me all'università di come si pronuncia in tedesco. Il francese mi sono dovuto basare purtroppo su internet. Però bisogna sottolineare un fatto, cioè i Rothschild di cui si parla di solito sono americani, cioè o meglio, in realtà non se ne parla moltissimo. Pare che praticamente in America si pronuncia Rothschild, cioè uguale al tedesco, solo che la I diventa I, Rothschild. E questo ci ho visto tramite dei video in cui la gente si rivolgeva a loro con come Mr. Rothschild, o cose del genere, insomma, non conosco bene l'inglese. Cioè, l'inglese è tutta una scuola, cioè, sono mille scuole di pensiero, siccome si pronunciano le cose. Tedesco non ce ne stanno, quelli la pronuncia, seguendo le regole. Francese non lo so. E quindi sembrerebbe che le pronunce corrette, queste siano tutte e tre corrette le pronunce. Pare che, cioè, comunque dovrebbe essere Rothschild, dato che è una parola tedesca, diciamo che dall'uso, insomma, dopo secoli, insomma, in America possono anche permettersi il lusso di cambiare la pronuncia, visto che ormai sono americani, non più tedeschi. Quindi, in teoria, in breve, Rothschild o von Rothschild per i germanofoni, anche se dovrebbe essere la pronuncia corretta per tutti, de Rothschild per i francofoni, e Rothschild per gli americani. Detto questo, non mi resta altro che, se ho attirato la vostra attenzione, spero di sì, mi resta altro che lascio a voi scoprire altro su questa famiglia, perché è importante. Purtroppo, un saluto.